oggi possiamo aver detto di avere ben chiuso il caso Lukoil. Lo ricordo a tutti, domani scattano le sanzioni nei confronti del petrolio russo, i cancelli resteranno aperti, l'ISAB continuerà a produrre, 10.000 e più famiglie sanno che potranno avere i salari e quindi potranno continuare a sperare nel lavoro e nella capacità che ha questa regione di reagire. Sono felice di poter annunciare che proprio ieri ho ricevuto una lettera di garanzia da parte dell'autorità americana, Olaf, che ha garantito che nessuna banca italiana sarà sanzionata ove finanziasse l'acquisizione di petrolio per rifornire appunto l'ex Lukoil, diciamo l'ISAB di Priolo. Nel contempo sappiamo che bisogna collaborare per garantire questo approvvigionamento con l'ENI, e quindi sarà un commissario di alto profilo che potrà attraversare questa fase di transizione. Nel frattempo abbiamo contezza che vi sono diversi investitori nazionali e internazionali che stanno trattando l'acquisizione dello stabilimento, e noi, per garantire appieno il territorio e quindi la produzione e l'occupazione, e io credo anche la riconversione ambientale dello stabilimento, porremmo quello che la legge ci consente, le prescrizioni con il potere appunto prescrittivo della Golden Power, in modo che qualunque investitore sia costretto sappia che deve rispettare le condizioni che lo Stato gli ha posto.